La vibrazione è qualcosa che devi capire se hai intenzione di essere in controllo della tua salute. Deve essere compresa se hai intenzione di essere in controllo delle tue relazioni. Deve essere compresa se vuoi essere libero finanziariamente. È difficile credere che due persone tristi, infelici, possano stare a proprio agio insieme. Ma se capisci che sono entrambi sulla stessa frequenza, stanno entrambi ascoltando la stessa musica. Nel film The Secret, Bob Proctor cita il dottor Van Braun, che è considerato da molti come il padre dei progetti spaziali. E lui disse che le leggi naturali di questo universo sono così precise che non abbiamo nemmeno difficoltà nel costruire un'astronave, mandare persone sulla Luna e cronometrare l'atterraggio con la precisione di una frazione di secondo. Ha anche detto che queste leggi devono essere state stabilite da qualcuno e sapete, è strano, voglio dire, non è passato molto tempo da quando la scienza e la religione erano considerate rivali, ma oggi non è più molto così. Una studia la causa e l'altra studia l'effetto. E Von Braun disse che dopo aver studiato gli spettacolari misteri del cosmo per molti anni, era arrivato alla ferma convinzione che c'è un Dio. E Bob Proctor vede le leggi come il modus operandi di Dio ed il modo in cui tutto accade. The Secret era basato sul concetto della legge dell'attrazione. E poiché il film è diventato virale ovunque in tutto il mondo, si parlava della legge dell'attrazione. Gente che scriveva libri su di essa senza capirla veramente. La gente che ne parla e molti di loro promuovevano la propria ignoranza proprio parlandone. Quindi si è arrivati alla conclusione che l'attrazione, la legge dell'attrazione, non era capita veramente in profondità. Ed i migliori esperti sull'argomento possono assicurarvi che l'attrazione è una legge, ma è la legge secondaria. La legge primaria è la legge della vibrazione. La legge della vibrazione è una delle leggi fondamentali dell'universo, che decreta che tutto si muove, nulla resta fermo. Viviamo letteralmente in un oceano di movimento. Sai che tutto è un'espressione della stessa cosa. Le foglie, l'albero, il cemento, il corpo, i vestiti. È tutta energia ad un diverso livello di vibrazione. Vedi, il tuo corpo è una struttura molecolare ad un'alta velocità di vibrazione. Il tuo cervello è una centralina elettronica. Il tuo cervello non pensa, ma tu pensi con il tuo cervello. C'è una differenza qui. E quando si attivano le cellule cerebrali, viene stabilita una vibrazione nel tuo corpo. Purché io muova semplicemente la mia mano in questo modo, devo attivare delle cellule cerebrali, altrimenti la mia mano non si muoverebbe. Se una persona avesse un ictus dove il sangue smette di arrivare ad una parte del tuo cervello, quelle cellule cerebrali diventano morte. Ed il movimento nel corpo, in quella parte del corpo che è controllata da quelle cellule, si ferma. La vibrazione è qualcosa che devi capire se hai intenzione di essere in controllo della tua salute. Deve essere compresa se hai intenzione di essere in controllo delle tue relazioni. Deve essere compresa se vuoi essere libero finanziariamente. E se vuoi padroneggiare l'arte della vendita. La vibrazione è essenziale, devi capire questa cosa. Ma in tutti i programmi e corsi di formazione che ci sono nel mondo, non si parla praticamente mai della legge della vibrazione. Robert Louis Stevenson disse che tutte le persone vendono qualcosa, in qualsiasi aspetto della vita. Quindi, in qualsiasi aspetto della vita, stai vendendo un'idea, un prodotto o un servizio. Ed è vero, gli insegnanti vendono gli studenti,
i genitori vendono i bambini vendono il genitore. Perché? Perché devi saper parlare bene, sia di chi ti sta a cuore che a chi ti sta a cuore. Ma cosa intendiamo per vendere? Beh, il venditore professionista capisce che vendere è fare qualcosa per qualcuno, non a qualcuno. E quello che fa dopo è mettersi lì e capire il potenziale cliente o la persona con cui ha a che fare. Quindi cercherà di guadagnare e di assorbire quante più informazioni possibili sulla persona con cui ha a che fare. E soprattutto scopriranno dove il potenziale cliente vuole andare, dove vuole andare, cosa vuole realizzare. Si mettono mentalmente sulla frequenza del potenziale cliente e lo aiutano ad arrivare dove vuole andare. Alcuni definiscono questa cosa come equilibrio empatico dell'ego, dove sei in grado di entrare nella mente dell'altra persona e vedere il mondo da dove lo vedono loro, dalla loro prospettiva, ed entrare quindi nella loro frequenza, entrare nella loro vibrazione. La vibrazione in cui ti trovi detterà ciò che attrai nella tua vita. E se sei problematico, se sei preoccupato, se sei nervoso, attirerai un sacco di energia negativa. Le emozioni negative sono vibrazioni negative che portano cose negative. Ad esempio, la paura. La paura è una vibrazione negativa ed è un'emozione molto, molto negativa. Ed è causata dal dubbio, dalla preoccupazione e anche dall'ignoranza. Salomone disse che tutto ciò che ottieni è la comprensione di ciò che capisci. Quindi capire, penso che vogliamo capire le leggi che governano il nostro essere, le leggi che governano il nostro universo. E poi vogliamo capire come entrare in armonia con la legge. Tutto ciò che vuoi verrà da te quando sarai in armonia con esso. La vibrazione è essenziale per capire, ma quasi nessuno ne ha una comprensione. Se chiedi come stai ad una persona, quello che in realtà ti sta dicendo è la consapevolezza della vibrazione in cui si trova. Se una persona dice non sto molto bene, quella persona è probabilmente in una vibrazione molto negativa. Se una persona dice mi sento alla grande, è in una vibrazione molto buona. Se tu sei in una vibrazione davvero buona e stai con una persona che è molto negativa, non ti sentirai a tuo agio in sua presenza. Sentire, consapevolezza della vibrazione in cui ti trovi. Quindi non ti senti a tuo agio nella loro energia negativa e vorrai allontanarti da loro. Ora, se tu sei negativo e loro sono negativi, invece vorrete stare insieme. L'infelicità ama la compagnia. Vedi, questi vecchi detti sono tutti basati sulle leggi. È difficile credere che due persone tristi, infelici, possano stare a proprio agio insieme. Ma se capisci che sono entrambi sulla stessa frequenza, stanno entrambi ascoltando la stessa musica. Vi sarà capitato più volte invece di sentire una persona che è andata a fare una passeggiata nel bosco dicendo che è stato veramente piacevole. Ecco, la vibrazione della natura è perfetta. Ecco perché una passeggiata nel bosco ti fa sentire così bene. Cos'è che capisci della legge della vibrazione? Questa è una buona domanda da porti. E ti darò un piccolo esercizio. La prossima volta che ti trovi con una persona che si lamenta di tutto, che si sente in colpa e che ovviamente non sta molto bene, sta in una vibrazione negativa, inizia a cambiare argomento. Fai loro un complimento. Fai un complimento sincero, un complimento che sia sincero, meritato, su qualcosa che fanno, su cosa portano avanti o come stanno vivendo la vita o in un aspetto della loro vita. Fai loro un complimento sincero
Quindi non una falsa lode, nessuna adulazione, un complimento che sia sincero, meritato. Scegliete qualcosa di buono che fanno e cambia lentamente argomento su questa cosa. Fagli sapere quanto ammiri il come lo fanno bene. E vuoi sapere che succede? Come uno schiocco di dita, la loro energia cambierà. Hai fatto in modo che loro cambiassero la loro vibrazione. Ora, una bella verità su questo è che quando lo fai, loro impareranno a farlo con te quando non ti senti molto bene. Questa è la bella verità. Noi siamo in controllo di come ci sentiamo. Ed ogni volta che succede qualcosa, possiamo scegliere noi come reagire, o meglio, come rispondere. Perché quando le persone reagiscono, è ad esempio quando ricevi un messaggio con cattive informazioni, un messaggio negativo, e istintivamente reagisci e ti ritrovi molto spesso ad essere di cattivo umore per tutto il resto della giornata. Invece puoi scegliere tu come rispondere e puoi scegliere di rispondere a ciò che succede nella tua vita in modo molto più positivo, guardando il lato positivo delle cose o guardando cosa si può migliorare. E questo ti fa essere in una vibrazione molto positiva. La proattività e la positività ti fanno stare in una vibrazione molto positiva che attrae cose positive. Quando sei in un ristorante o in un negozio o in qualsiasi posto dove l'energia è davvero buona, ti senti proprio a tuo agio. È la vibrazione. È la vibrazione nel posto in cui sei andato. Ma sei in un ristorante, ti sei seduto e prima di ordinare all'improvviso non vuoi più mangiare nulla, quello è perché l'energia e la vibrazione di quel posto non è un granché. E quindi quello che dovresti fare è proprio alzarti e andartene. Ed andare dove ti senti a tuo agio. Fai ciò che ti fa sentire bene. Ecco perché le persone che amano quello che fanno non hanno mai più bisogno veramente di lavorare, perché passano tutta la loro vita in una meravigliosa vibrazione. La persona che capisce veramente come mettersi in una meravigliosa vibrazione. Vivrà la vita in modo felice ed otterrà tutto ciò che vuole. Quindi voglio suggerirti di studiare tutto questo e capire questo, attirerai a te tutto ciò che è in vibrazione armonica con te. Perché tu sei in controllo della tua vita. Sei in controllo della vibrazione.